Signori, benvenuti, benvenuti a questo fantastico nuovo episodio. Cioè, ma cose su Rainbow Six Siege. Oggi, ragazzi, torna Ciccio Gamer 89 con un altro video con titolo "Sono volato direttamente nel gulag". Prima di cominciare, un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Vi ricordo che avete live ogni giorno sul sito Viola dalle 15 in poi, tranne domenica, qui c'era live che vi sta salutando. Ricambiate. E ora, ragazzi, un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Vi ricordo che faccio coaching privato. Se volete le info, mi scrivete in privato su Instagram. E ora andiamo col video. 3, 2, 1, let's go! Buongiorno, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Allora andiamo avanti, ragazzi. Let's go. Allora, siamo su Oregon difesa. Allora, ragazzi, ci ho avuto un problema. Che problema hai avuto, Ciccio? Praticamente, tranquillo, io non sento più l'audio. Ah, non c'è l'audio? Perché ho attaccato il pad. Non c'è il pad? No, non c'è l'audio. Meno male, ok, ha risolto. Va bene. Primo round vinto. Penso in questo round, ragazzi, Ciccio sia stato il migliore. Avete visto come ha clutchato con 1v4. Cioè, devastante. Sinceramente, sta migliorando molto. Attaccato al PC, ma aveva cambiato. È veramente devastante. Qualsiasi impostazione, ve lo giuro, me l'aveva cambiata. Gli ha cambiato tutte le impostazioni. Tutte. Ma in che senso? Ah, ma così che secondo questa me cam è una merda, ragazzi, perché loro appena entrano io la vedono pure subito. Una sopra. Questa dico è la verità. Ciao Ghost, è bene, dai. Ma così va bene uguale. Allora, ste cam, ragazzi, vediamo, fanno un po' cagare perché si vedono molto, guys. Ok? Si vedono vi molto da quando loro pushano. Deve cominciare a mettere più sneaky. Sentite tanto questa. Oddio, questa raga, ste cam le ha buttate però. E io spero che al suo rank neanche le vedono perché sono incoglionite, però sennò. Ma così è così. Una giocata decente, raga, eh. Perché sta zona io non me la ricordo. Io, raga, io non me la ricordo. Sposto la cam perché boom, sposto io. Merda, raga, ma chi se li ricorda? Okay. Allora. Ok, penso che sia stato il mio, no? Lui difende. Sì. Scale bianche. Decisamente. Io non ho capito che cosa gli ha cambiato il gioco. Se la sense mi sembra non lo so. Comunque una partita okay, abbastanza che si può fare. Comunque sì, hanno cambiato un botto qua sotto, raga. Hanno cambiato un botto? Mi sto muovendo un po' troppo, eh. Allora, qui ragazzi, vi do un consiglio. Cercate di non stare mai su questo pillar. Ok, su questa trave. Perché il problema è che vi possono piccare sia da scale che da in fondo. Voi scale li coprite praticamente tranquillamente facendo un buco qui. Fate il buco alto, state dentro dove c'è la bomba. E da lì con la linea di tiro vedete tranquillamente chi scende da scale. Invece per coprire questa porta lì tranquillamente da Electrical, che è questa stanza, fate la linea di tiro qua e tranquillamente coprite anche lì. Quindi non ci state mai su questa parte perché vi basta una granata, una flash o qualcuno che picca. Mi sto muovendo un po' troppo, ammazzano. Eh. Ci fa vedere come spara power. Certo. Allora, lui ha un C4, quindi potrebbe comunque farselo Mountain. E qui come famo? Vediamo. Riesce. Come famo qua? Ok, bravo. Okay, allora lì ragazzi, vi spiego anche questo. Su questo muro qua, questo doppio muro, voi fate sempre che rinforzate quello destro. Il sinistro, provate a fare la rotation se riuscite a farla. Se vedete che non ci si mette nessuno, voi lo chiudete. Ok, perché da blu, come vedete, tranquillamente vi passano o vi sparano in wallbang, ok? Idea. Bellissimo come spara. Ma ragazzi, devo capire un attimo se gli hanno cambiato le impostazioni come dice lui e c'ha tutto distrutto. No, non l'ho capito. Allora, uno lo sta pushando. Ok, no, no, per la mira. Non lo so la mira, ragazzi, se ce l'ha distrutto o no. Nice try, da farlo più alto. E qua, aiuto. Il problema, ragazzi, è sto muro dietro soft. Vabbè, è rimasto solo lui, ragazzi. Qua, dietro. Raga, tranquillamente è un muro soft. Uno va da dietro. Più. Cioè, è appiccicato su un muro soft. Però vabbè. Bravo, Solista che l'ha capito. Infatti, quello si è girato. Ciccio. Stiamo calmi, Ciccio. Bravo. Cucchiaiata sul cozzo. Mamma mia. Si deve rinforzare lì. Bene. Sì, no, è. Vabbè, bello, tutto giusto, vale. Tranne il bestino. Non so quanto io abbia fatto per l'appunto bene a prendere Frost, No, Frost è sempre buono, ragazzi.
Ho messo un po' di trappoline un po' stupidine in giro. Frost è sempre buona. Distrutto monti, poverino, ragazzi. Non abbiamo messo una parete rinforzata, Stanno comunque giocando bene, per carità. Muro in sicurezza. Stanno comunque giocando bene. Qui, ad esempio, raga, su sto muro, questo qui, io ve li dico le cose, poi se... E come si difende? Ho messo un su po' questo muro qui. Mortacci tua che te muovi. Ma perché te muovi? Questo muro qui. Voi rinforzate quello a sinistra e fate linea su quello a destra di dove sta guardando Ciccio, ok? Da qua voi potete pure mettere il mira. Piccate da questa linea di tiro quelli che sono da finestra o che escono da porta. Però dovete stare appiccicati al muro, perché se vi separate leggermente dalla finestra che c'è sul corridoio, vi sparano. Ok, quindi da come sta vedendo Ciccio, si rinforza quello a sinistra e si fa linea su quello a destra. Ok? Un po' di trappoline un po' stupidine in giro. Questo, quindi se questo si fa linea di tiro, quello a destra si rinforza. Stanno comunque giocando bene, per carità. In sicurezza. Stanno comunque giocando bene tutti quanti. Io il primo turno ho avuto un po' di problemi, infatti spero che l'audio si senta bene. Ah, l'audio si sente perché bene. Perché non mi si è spenta la play. E quindi mi sono trovato un po'. Qui, raga, una rotation si dovrebbe fare. Stiamo aperto tutto. Adesso hai detto il contrario. Peccato. È perché dipende dalla prospettiva, da dove lo guardi. Cioè. Sì. Secondo me. Ragazzi, sì, sono morti tutti sopra. Ma infatti il problema è proprio quello. Ok. Allora, Ciccio, il problema, ragazzi, è che è un po' fottuto, perché non c'è la rotation, quindi sopra, se entrano qua se lo inciapettano, però vabbè. Ci sta, ci sta. Sopra è pieno. Infatti dobbiamo capire se... Allora, 3v5. Ok. Finestra a sinistra. Allora, li sento, stanno da sti pizzi, ragazzi, peccato. Il problema è che è un po' bloccato, ok? Ciccio è molto bloccato. Qui potrebbe tranquillamente prendere il pisello. Ve lo dico. Un botto. Perché non può uscire. Può fare niente. Bravo. Ok. Oh, e chi se n'è accorto? Un operatore alleato rimasto. Ragazzi, su Frost mettete sempre il pompa, perché lui qui, se avesse avuto il pompa, avrebbe potuto fare i buchi. Ok. Non la pistola su Frost. Ma non me ne sono mai accorto, pompa. Ragazzi. Fanno dell'ave. Già, ragazzi. Che posso provare, ma la vedo davvero grigia. Anche il 2.5. Anche il 2.5. Sì, ma quello è più personale, ragazzi. Dipende se vi piace o no. Quello non dico niente, perché se vi fan cagare i 2.5, non è che dovete per forza metterli. Però sì, la pistola sul Frost, ragazzi, è greve, cioè. Non potevo fare niente. Uno mi era imbragato. Non sapevo neanche dove cazzo stava andando. Va bene, dai, comunque non sarei riuscito. 2 contro 1. Ci sta a perdere cucina, ragazzi. 2-1, va bene. Peccato. Non me ne sono minimamente... Vediamo che fa ora in attacco. Ma minimamente accorto, ragazzi. Minimamente accorto. Vabbè, pazienza. Ci proviamo? Anche se non sto performando così bene. Ho detto, purtroppo mi rompono il cazzo quando c'è sta gente che me conosce, cioè sempre mi rompe i coglioni. È una cosa che mi dà fastidio. Stanno sniperando? Tranquillo. Non ho capito se è qualcuno che gli scrive perché deve fare qualcosa o lo stanno si sniperando, non ho capito. È una roba che giuro non mi fanno giocare tranquillo. Ci sta la Claymore qua. Allora, voglio capire la sua idea. Però insomma, che bella granata, complimenti. Allora, posso dire, ragazzi, che con la traiettoria o se è stronzo, perché tranquillamente potrebbe calcolare la traiettoria e lanciarla sul cornicione senza farla cadere. Qua dentro c'è gente sicuro 100%. Ok. Ok, c'è lo Jäger là. Dovrebbe mettere le hard. Ok. Dipende. Dipende cosa vuoi fare. Dipende cosa lui vuole fare, ragazzi. Se magari preferisce prendere le creme perché le hard non le usa. Ok. Bravo, ci sta. Qui, raga, il problema è che non drona. Dovrebbe un attimo dronare oltre alle cam che lancia. È
Che ha un drone, qua. Lancialo. Vedi se c'è qualcuno dietro là. Ecco, a posto. Allora, buono che... Okay. Jäger non lo so che ha fatto. Ciao, Sabba. Sto bene, tu? Mamma mia, ragazzi, che rischio. Ed eccolo qua. Qui, raga, ha perso troppo tempo. Ed ecco. Bastava dronare veramente. Cioè, avrebbe già saputo molte cose. Jäger addormentato. No, lo Jäger è proprio un coglione. Cioè, ma che cazzo picchi in quel modo? Nice try. Ci ho provato. Sì, a Jäger, ragazzi, c'è. Cioè, gli è venuto un ictus. Peccato, peccato, peccato. Ce l'avevo. Ciao, Profalcons, la non era male, male, male. Ma in live quando porti indovina il vostro rank? Ogni tot. Lo dico su Instagram. Seguitemi, raga, su Instagram. Che vi dico tutto lì. No, ciccio, non ti incazzare. No, ragazzi, è quel momento. Chat, è quel momento cringe dove lui non stoppa la registrazione. Oh no, chat, è quel momento. Oh no, il cringe, raga. Io odio il cringe, a me mi triggera il cringe. Oh no, chat. Ora va su TikTok. Oh no. E io sono stronzo che lo lascio però, tra l'altro, ragazzi. Dico la verità. Perché okay, come stava andando questa partita. Oltre che ripeto, siamo, purtroppo questa partita sono molto sconcentrato. Ha ripreso la registrazione. Ho dovuto attaccare il pad al PC. Ma aveva cambiato microfono automaticamente e audio. Cioè aveva preso tutto quanto del pad. Io non capisco perché. Ma se c'è delle periferiche predefinite, ma rispetta quelle, va bene. Io pensavo che questa partita potesse essere vinta abbastanza facilmente. Sì, dimentichi di invece parlare. Purtroppo no. Calcolando che c'è sempre uno che la fa da padrone in tutte quante le partite. E ripeto, secondo me l'abbiamo sottovalutata. L'unico turno in cui io non ho praticamente giocato è stato il primo che abbiamo vinto. Gli altri, che cosa vi devo dire? Che cosa vi devo dire? Ma ovviamente, ragazzi, ci sta. Comunque hanno fatto 2-1 in difesa e ora sono in attacco. E il fatto è quello. Non mi sembra come loro hanno fatto 2-1 in difesa, gli avversari possono fare tranquillamente 2-1 in difesa. È forte quello. Il problema è che lui è lì, raga, ha pure sbagliato perché ha temporeggiato troppo. Poteva lanciare il drone e capire tutto. Gioca da console, quindi sì, era la cosa. A me non succede quando attacco il controller mi prende l'auto proprio. Raga, ero convintissimo giocasse a PC. Cioè, no, non è, lo so che gioca da console, solo che per non fare un cazzo, mi ha destabilizzato, ragazzi. Perché ogni tanto succede. Sono anche a me la cosa del controllo. Ok, qui ti lo levi, Bubi. Qua mi sembra che c'è. Questo è buono. Allora, è buono. Jäger fisso lì. Legion è schiattato. No, okay. Ancora lì. Ok, con calma, perché io volevo aiutare il mio, capito? Okay, è più un tutti contro tutti deathmatch al momento questa partita. Allora, io non so se ve lo sapete, io ve lo dico. Con Thatcher, se voi lanciate un Thatcher vicino a un nemico, quindi nel range giusto dove viene preso anche il nemico, l'avversario, all'avversario gli si leva il reticolo, che comunque è un grande vantaggio vostro, perché l'avversario per quegli 11 secondi, 8, 9, quanto dura l'EMP, non vedrà più il reticolo dell'arma, il puntatore, quindi non saprà dove è esattamente il centro per tot secondi, ok? Quindi quando magari non c'avete i Jäger, cioè i Thatcher da lanciare sui muri e vedete un avversario davanti, lanciategliela l'EMP, che comunque... Gli levate il reticolo, che... Raga, a me a volte succede, mi rompono veramente tanti coglioni. Ora, vabbè che se sei dovrebbe bravo, pure se non c'è il puntatore, lo capisci. Però a rank basso, che se gli levi il puntatore impazzisce quello. È come se ora levassimo il puntatore a Ciccio, non ci capirebbe niente. Oh, peccato! Nice try, qui, sì, vabbè, qui la miro un po'... Cazzata, sì, ragazzi. Qui la miro un po' particolare, dai. Di nuovo notte. Ho fatto sta cazzata enorme. Mi sento uno in allaghi, colpa allaghi. Più, raga. Mamma mia, raga. Peccato, peccato. Che stupido. Felice di averti fatto riaprire un ricordo. Oh no, ragazzi, no. È il momento che non taglia di nuovo. No, il cringe. Però io intendevo che lui ha detto perché ha dovuto riattaccare il pad al PC. Invece non si è vinto. Ah, tu dici, non lo so, non mi ricordo che cazzo ha detto. Però ha detto che la play non si è spenta, quindi non so.
Ok ragazzi, niente, apprezziamo il cringe. Apprezziamo palesemente il cringe. Cazzo lo fa. Vabbè. Perché raga, lui ste parti, in teoria le taglia. È sempre bello, sì, è sempre bello, un politicarello. Io spero ragazzi che, perché lo fa a volte, cioè non è, lo fa, non dico spesso, però lo fa che sbaglia a editare. Io spero che non dica mai qualcosa di particolare senza tagliare, perché può succedere ragazzi. Al momento è triggerato perché ha perso il round. Però fin quando sta zitto ragazzi, vabbè, pure se si dimentica di tagliare. Particolare sempre, però è per questo che serve un editor. No vabbè, ma di più no, non è che serve l'editor, poi neanche se ce l'ha o no. Il fatto è che ha il programma di OBS che attacca stacca, è lui che si dimentica di attaccare e staccare, capito? Che non è quello la cosa dell'editor, è lui che attacca e stacca l'OBS, che si dimentica. Ancora 5 secondi. Proviamo a fare sto pareggio, raga. Allora, vediamo. Occhi aperti per il nemico. Ripeto, mi rendo conto che non sto giocando benissimo, Ve lo dico già di mio. Purtroppo. Okay. Comunque si vede la voglia che ha. Io posso anche non giocare bene, dico la verità. No, vabbè, ragazzi, allora, lo capisco anche perché, no, vi ripeto, al momento è in Giappone e si è anche dovuto, no, pre-registrare tutti i video del primo e del secondo canale. Sono un po' tanti perché, se non mi ricordo, diciamo, male, quant'è che stavo in Giappone? 2-3 settimane, non mi ricordo. Quindi diciamo, capite un attimo, dai, che dopo un po' la voglia di giocare e di fare i video ti cala. Solo che non puoi smettere di giocare perché ti servono i video. Quindi lo capisco anche, vabbè, che magari è stanco e neanche avrebbe voglia di giocare, ok? Che cazzo vedevo di? Quindi quello lo di, cioè. E non l'ha fatto neanche fuori. GG. No, capisco. Ma l'ha fatto fuori. No, non l'ha fatto fuori, raga. Comunque, ragazzi, vado un attimo indietro perché non ho ben capito che cazzo lui abbia fatto. Allora, lui qua ha dronato. Vediamo. Diciamo che è vuoto. Loro sono sotto. Diciamo che è vuoto. Dai, entra, dai. Ha dronato. Ok, vi spiego qual è stato il problema, miseria, ragazzi. Oh, porcaccia, la miseria. Fatto qual è? Che lui qui si ha dronato, ma guardate stronza come ha dronato. È andato dritto. Qua neanche. Il problema, ragazzi, qual è? Che se tu droni anche così, no, è normale che. È come se tu non avessi dronato. Stronza. Cioè, secondo voi. Ora vi faccio una domanda. Lui che si gira e guarda questa porta con dentro la stanza, lui realmente ha dronato Kids? Non penso lui abbia dronato Kids. Lui ha visto che qui c'è una finestra, quattro lucine, bello, la stanza un po' sporchina. Ma qui lui non ha dronato. Qui, a destra, lui ha dronato. Non ha dronato un cazzo. Ora, purtroppo, oh, qua. Portacci, raga, mi serve tipo il video. Qui non è che ha dronato, perché l'avversario poteva pure stare qui sul muro con la destra e lui non ha dronato, diciamo che. Attico se l'è completamente schifato la parte sinistra, non ha dronato. Che vuoto su. Qui pure qui non è che a destra la stanzetta col letto l'ha dronato. Non ha dronato un cazzo. Diciamo che è vuoto, ok, dai, entra, dai. Quindi cioè è come se lui non avesse dronato un cazzo. Il il dronaggio, ragazzi, devi farlo miseria bene. Perché sennò è inutile. Vabbè. Lui, raga, non ha dronato niente. Che cazzo. Ciao, Baldo, dire, come va? Quindi ci sta. E non l'ha fatto neanche fuori. GG. Oh. No, mi sa che sì, l'ha fatto fuori. No, non l'ha fatto fuori, raga. No, non l'ha fatto fuori. Vediamo se riescono a recuperare il 2-4. Non l'ha fatto molto fuori. Molto difficile, raga. Perché non c'hanno neanche il defuser. Bello, 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 bello. Ok, 2v3. Mi sa che ha tolto infatti il più forte. È come se avesse pushato a caso. Sì, è come se non avesse usato il drone. C'è sta Fuse che non so che minchia sta facendo, ragazzi. Ah, comunque brava, ha fatto un ottimo lavoro perché minchia è tutto blu, ragazzi. Ha preso tutto. Un altro morto con Fuse, raga, potrebbero farcela. Perché gli avversari mi sembrano rincoglioniti. Cioè, non allora, stanno difendendo il defuser che è in meeting. 14.
Ecco perché il site è vuoto. Tutti i droni, regà. Cioè, oddio, vuoto, uno è morto col fiuto. Bello, bravi ragazzi, vi giuro. Raga, stanno giocando bene questo. Se la vinciamo mi impegno come se... a sinistra comunque. Prendi, prendi quel disinnescatore. Ma Ciccio guarda sto video. Mai, non lo so ragazzi, i video che guarda Ciccio. Ma quell'altro non lo capiva. Cioè, scusatemi, alcuni io sto guarda, giocando male, non, perché per carità di Dio io sto giocando male. Sto giocando di fretta. Bravo, comunque, bravo. Ottima mira. Ma se tu senti che sopra sparano, vatta a prendere il disinnescatore e planta. Ok, 3-3. Finiscono in difesa, quindi ragazzi, è una manna dal cielo. Non voglio raccontare niente, mi devo star zitto e mi devo concentrare. Perché al momento, raga, tutte e due team hanno vinto 2-1. Ormai Ciccio è innamorato di Brawl Stars. Finita. No, no, ci sta. Fa Brawl Stars, Fortnite e Rainbow. Finita. Rainbow, comunque, ragazzi, che ha fatto dei passi da gigante. Purtroppo, ragazzi, i video bene, che usciranno, ma non è che solo quelli di Rainbow, pure quelli su Brawl Stars, su Fortnite e tutto, saranno video per forza registrati perché non c'ho tempo, ovviamente, raga. Portarsi avanti di 2-3 settimane. Facciamo lì i video dove non è che ne fai uno ogni tre giorni, ne fai 2-3 al giorno. Vediamo un po', vediamo. Non è che puoi fare tanto altro. Registri quello che ti capita, te capita. Sono proprio curioso. Quindi lo capisco anche. La squadra d'attacco non è ancora. Voglio vedere quanto Leonardo, schifo riesco a fare, ragazzi. Nuova stagione l'11 giugno. Quindi lo capisco anche. Puoi avere fortuna e capitarti la partita figa. Perché secondo me parliamo di quello di fare cagare. Dovrei stare più tranquillo, raga, perché... Sì, lui sta un attimo pure qui, raga, su Legion il bomb. Vediamo un po', Allora, visto che ce n'è uno in attico, ma non so se l'ha visto. Mi sa che stanno tutti là, ragazzi. Nuovo caricatore. Allora, uno in attico c'è ancora. Poi mi sa che è morto, no, mi sa che è morto. Bene, 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 bene. Ok, ce n'è un altro. Io ricaricherei, ok, qua, che lo vedi, qua, ma chill. Hai anche Legion, lancerei anche le Legion. Qua. Ok. Ok. Ragazzi, perfetto, qui vedi? Hanno attaccato un po' di merda gli avversari perché hanno attaccato solo... Pa. Tattico, tranne questo. Ah, perché ha preso la botola, forse? Non ne ho idea. Però va bene così. Buscare bianche, siamo, hanno un po' giocato di vediamo merda. Vediamo un po' se riusciamo. Bomba individuata. L'obiettivo è a chiudere sta partitella. Allora, che non sarebbe male. 4-3. Che non perché sarebbe perché non lo sa perso Dijon. Speriamo che non ci fanno uno spawn kill strano, raga. Bello! Il red dot è inutile. Così me lo Vabbè, raga, i mirini dipende quello che vi piace a voi. Cioè, potete pure avere il non senza il mirino su un'arma. Cioè, dipende voi, cioè, cosa vi piace di più sull'arma. Okay. Infatti io sui mirini, come vedete, io non dico mai niente. Bravo, questa che... Ma è sempre lo Jäger, comunque è un coglione, ragazzi, lo Jäger. Cioè, Cristo Dio, ma... Ma puoi stare sempre là? Tutto, raga. Devi recuperare il disinnescatore. Cioè, ma... Fa culo. È un po'... Raga, a destra... Non mettetevi mai. Okay. Perché è una merda. È qua. È qua. Oh, Jäger particolare. Allora, c'è il problema, ragazzi, sapete qual è? Quello. Che Termite è morto col diffuser. Quindi c'è il diffuser allora, calma, a fanculo ragazzi, a 25 metri. Lui cosa che dovrebbe fare, ragazzi, è salire... niente. Ragazzi. Peccato perché stavano difendendo di merda. Che palle, raga. Per il matchmaking, se sono da PC è meglio tenerlo da tra PC player o console. O cos. No, raga, su PC. Ok. Potete pure mettere sino. Non cambia che cazzo. Faccio? Giocate solo con quelli da PC. Se lui entra, raga, è morto. Un minuto e 8. Se lui entra è fottuto. Un perché è tutto aperto a destra, a sinistra. Fanculo. Un minuto e 8. Ah, oh, ci prova. Che ne so. O lancia il drone, sì. 46.
46. Qua non c'è, qua non c'è. Ok. No, questo no. Ha perso troppo tempo, raga. Riesco... A 30 secondi non puoi andare a prendere il defuser. Non ci credo minimamente. Cioè, entri sul site. Ok, GG's. Io penso che Ciccio Gamer sia la persona con più morti da suicidio lanciandosi da un tetto che gli prende il piedino, gli scivola. Io vi giuro, ragazzi, non ho mai visto così tante morti dai tetti. È impossibile. La mia figura di merda. L'ha spostato il vento. Può essere che c'è vento. Però lui sta sul cornicione. Cioè, c'era una banana. Ma sul cornicione. Cioè, non ci deve stare sul cornicione. Eu. Dove andà così? Ma guarda, Ciccio, ormai. Va bene. Ho imparato un'altra cosa. Che lì casco malamente. Infatti, il mio personaggio ha fatto. Cazzo, bro. È morto. Mi sento parecchio un colpo, raga. Vabbè, ma ero un po' sotto pressione, dai. Gli hanno messo un po' di olio. Per favore. Sì, magari avevano aggiustato l'antenna, c'era un filo messo male. C'era una cambia di sfrutta di sì, ma qualcosa, ragazzi, era successo, sì, è scivolato. Ma voi dite davvero che sto giro c'è? E poi c'è Clash, che prende Clash, ma la usa piccando. Ah, ok, stanno prendendo le mie piastre corazzate, almeno quello. Ok. Allora, vediamo cosa succederà. Ok, quindi stanno sotto, sì, stanno sotto. Non fare un altro passo. Stanno sotto, però. Allora, il problema qua è che lui al momento, ragazzi, è prendibile da scale sinistra per le pillar. Il fatto è che, ok, Clash, io lascerei Clash da sola, non la puoi lasciare da sola, ma lui qua è messo di merda. Buono, qua ha fatto un buon pick. Se gioca con Clash è tanta roba, ragazzi. Se il Clash si mette lì e copre blu e The Gris. Ok. Lui si mette lì. Non so se ci sta. Appena c'è qualcuno, zippa. Ma Ciccio, fatti cazzo, non devi picca tu. Devi piccare l'altro. Immagino. Ok. Quello sale senza mappe. Cioè, Clash, ragazzi. Forza, andiamo. E a sinistra ci sono due droni. Ragazzi, bruttissimo. Ciccio deve capire che. Io capisco che lui non vuole toccare il tasto per cambiare l'inclinazione, perché se no gli si rovina magari la mira. Però vi giuro, questo pick che ha fatto lui mi ha fatto male il cuore, ok? Questa cosa che ho visto, penso che il mio cuore sia morto per 3 secondi. Raga, mamma mia, mi sono impegnato tantissimo per recuperare prima, raga. Veramente il cuore l'ho sentito fare proprio. Allora, io ve la voglio raccontare di nuovo sta partita. Non ci ho capito niente iniziale, vi dico la verità. Io non ci ho capito un cazzo full. Ho cercato di recuperare una partita che ormai era un po' così. E poi mi sono impegnato. E questo è il dato di fatto. Minchia, penso di aver giocato comunque bene. Spero che un paio di risate ve ho fatte fare, raga. Allora, secondo me lui ce l'ha un botto. E poi... Cavia, vabbè, cavia, te do pure io perché mi hai lasciato il like pure tu. Io comunque apprezzo. Io comunque apprezzo, grazie mille a chi mi lascia sempre qualche cosina. E raga, io spero, ripeto, d'avevi strappato un sorriso. Ma quello sicuro, GG, ragazzi.